Non è vero che è stato un momento silenzioso, che non ci siamo parlati, che non abbiamo espresso parole. Ne abbiamo espresse tantissime. Tutte le favole parlano di buio e tutte le favole poi fortunatamente parlano di luce. Quindi è un processo arcaico, ma è un processo infantile. Fino in cascina ha esplorato una parte di un lavoro che stavo già preparando in periodo effettivamente Covid. Era già in odore di essere analizzato, però sicuramente questo periodo mi ha fatto molto immaginare, mi ha fatto molto riflettere sul tema della parola. E non solo, ma chiacchierando un giorno, beh, più che chiacchierando, guardandoci attraverso Zoom un giorno con un amico allevatore, ho capito che lui mi raccontava quanto il taglio di un fieno, di un grande, insomma, di un alpeggio importante che aveva in alta quota, non aveva più prodotto per il troppo caldo. Era la prima volta che sentivo il fieno come una tacca di un termometro dedicato a un problema che sento molto e che è il clima e che subiamo. Quindi è veramente un po' la mescola di un incipit di un lavoro che ho preparato in altro modo, sempre utilizzando il tema del contenitore e delle parole, perché poi il fieno, questo modo di dire italiano, portare fieno in cascina, che evoca un'azione prettamente lungimirante, se poi portata a buon fine non si sa, però intanto è un'attesa di un futuro che può proseguire, quindi è variabile, ma ci si prepara per qualche cosa che potrebbe avvenire e per una resistenza, una resilienza. Allora, ho veramente stato un'associazione di idee per il fieno, che tra l'altro è un fieno tagliato anche questo in alta quota, grazie a Marco Chantre che mi ha veramente aiutato, perché non tutti i fieni sono uguali. L'ho cercato così mescolato proprio perché è di prato, di erba spontanea e non è un fieno trattato, non è un fieno comprato, è un fieno assolutamente naturale, molto proteico. Detto questo, che mi fa bene pensarlo come contenuto dell'opera, ovviamente. Poi ho ragionato su un tema del dialogo, delle parole, perché tutta questa grande tecnologia che ci è venuta incontro in questo periodo, per cui tutti abbiamo imparato a usare Zoom, che io non conoscevo, tutti abbiamo imparato a vederci su Skype molto di più, abbiamo imparato ad accettare che che la visione di noi stessi sia una visione molto più naturale piuttosto che, diciamo, costruita per un effetto TV. Tutto questo mi ha fatto pensare e ragionare sul fatto che in realtà non è vero che è stato un momento silenzioso, che non ci siamo parlati, che non abbiamo espresso parole. Ne abbiamo espresse tantissime, ne abbiamo espresse di incompiute, ne abbiamo espresse di fuori luogo, tante e poco verificabili. Questo mi ha molto spaventato. Allora ho immaginato di scegliere questo sistema di 253 parole che sono parole che io ho rincontrato ascoltando molti speech e molte talk in televisione. Queste parole sono scritte dove? E se mi dici, sì, Sono le hai incontrate in televisione, ma il criterio, di di scelta. scelta, sì. Sono parole molto serie. Ho scelto delle parole molto serie. Molte parole hanno più significati. Ad esempio, capo. In capo A, da un capo all'altro, fare il capo, per dirvi. Sono parole che io ho ritenuto serie. Un aspetto, questo è un lavoro sospeso in tutti i sensi perché aspetto la fine della mostra che speriamo duri a lungo e speriamo che sia molto frequentata perché è una mescola di lavori molto interessanti,
detto, insomma, detto questa, insomma, questa piccola cosa pro arte, io aspetto il pubblico che si esprima. Abbiamo preparato una scheda che può essere compilata, si scelgono tre parole e questa è un'installazione adatta ad adulti e bambini perché ha altezze diverse e la parte, diciamo, più semplice e più bassa anche per i bimbi. Si scelgono tre parole, si possono trascrivere su questa scheda, si possono dare le motivazioni per cui sono state scelte e da queste parole noi trarremo dei nuovi contenuti e capiremo con quale condivisione le abbiamo vissute. E l'idea della sospensione l'hai fugacemente accennata, se puoi parlarcene, perché comunque, voglio dire, avrebbe potuto essere tranquillamente realizzata altrimenti. Sì, bidimensione, ecco. Se parli, sì, di parole, sì. Cioè, la percezione che noi abbiamo è duplice, o aerea o bidimensionale, o la leggi o la dici, se la dici è aria insufflata ed espressa. In realtà questo è un discorso sospeso. Fieno in cascina ha la lungimiranza, ha il senso del futuro, perché questo è un discorso sospeso che solo a fine mostra verrà chiuso e concluso tutti insieme con delle specifiche precise su queste parole. Ecco perché la sospensione. Poi è un po' nella mia dinamica, io sospenderei un po' tutto, perché da un senso di tridimensione, insomma, da un punto di vista artistico amo molto e la tridimensione e proprio la sospensione, cercando di essere meno soggetti a gravità più che si può. E domanda, diciamo così, tra il cattivello e il... non posso dire, il problematico, sospesa attraverso dei fili che sono tenuti dove? Sono aggregati ad un reticolato che è una rete da pollaio. Certo, fisicamente qui, sì. Ma metaforicamente all'interno del tuo percorso di riflessione. Ah, la sospensione. La sospensione. La cioè, sospensione. Dove finiscono questi fili? Questi fili finiscono in una cosa serissima, e si capirà solo alla fine. Una cosa molto seria, molto italiana. È un'installazione che per certi versi ho già sperimentato altrove, perché a Singapore era una cosa abbastanza simile ma con delle altezze completamente differenti, quindi l'altezza e lo spazio già avevo un po' una percezione sperimentata. Invece per quanto riguarda proprio la struttura e il come questo gruppo di parole si sgrana, questo l'ho proprio verificato in loco con il trabattello, salendo e scendendo e capendo come poter far entrare il pubblico dentro l'installazione toccando le scatoline, battendoci contro, anche appunto che fosse soprattutto che garantisse la fruizione per tutte le età, anche per i bambini a cui insomma faccio sempre riferimento. Con Andrea Carlotto abbiamo presentato questo oggetto che è un po' magico, nel senso che è reattivo alla luce dei propri cellulari ed è un bosco riportato con mille riflessioni, nel senso che riflette sul cielo, sui lati, sul fondo, eccetera, e sono un'aggregazione di cellulari, di scocche di cellulari, e Andrea ha costruito una colonna sonora molto mista, molto d'ambiente, che recupera sia il suono naturale che una composizione di suoni più o meno allarmanti a cui ci siamo abituati proprio con l'uso della tecnologia da smartphone. Buio è stato presentato al Macro di Roma nel 2018 e ho veramente chiesto ad Andrea di collaborare e di partecipare a questa cosa, perché
trattava di nuovo di una chiusura, di nuovo di un'assenza di, se vuoi, parola, perché il tema era il digital divide. Quindi nessuno come noi, diciamo, abituati a camminare per i boschi, sappiamo quanto pochi metri dentro un bosco fitto il segnale del cellulare sparisce e quindi non parliamo più, se non con noi stessi, e quindi non siamo più in connessione. Abbiamo partecipato appunto a questa mostra che è stata molto interessante e che ci ha coniugato appunto su due fronti molto, molto nostri. Con Andrea collaboro da tanti anni, per fortuna, e dico per fortuna perché è una persona non solo molto cara, ma ha una percezione, sensibilità che mi ha aiutato molto ad avvicinarmi a quello che è l'uso della sua tecnologia, il multimediale. E ci siamo appunto, abbiamo cresciuto questo lavoro insieme proprio confrontandoci su quella che è per lui un grosso problema, che è l'assenza di segnale in un bosco per le sue tecnologie, eccetera. E per me talvolta invece è una grande salvezza. Tutte le favole parlano di buio e tutte le favole poi fortunatamente parlano di luce. Quindi è un processo arcaico, ma è un processo infantile, estremamente infantile. Io non ho mai sperimentato personalmente lo stare da sola in natura, una notte intera da sola in una foresta, su una montagna. Io non l'ho mai sperimentata. Ho sempre fatto in modo di essere accompagnata, di essere non sola. Non ho il cane, però ho tanti amici e coi figli, e quindi delle esperienze del genere. È una cosa semplice, però è una cosa che parecchi austani possono provare sulla loro pelle. Ho provato recentemente un buio con una luce finale, che è una piccola galleria su un RU sopra Quota BP, che si può attraversare, si cammina per, adesso io non so quanti metri, comunque un grande buio che quando tu entri veramente ti dici: ai lati possono esserci tutti i mostri del mondo, io non li vedo. E poi ti abitui e ti fai tuo questo camminare, questo vedere le rocce che poi in fondo non ti cadono in testa ma stanno su. Recentissimamente, sabato scorso, fortuna per la prima volta effettivamente, perché è un tragitto che faccio un po' per allenarmi, un po' per star da sola, un po' per scaricarmi. Al fondo è arrivato un piccolo cellulare di una coppia di signori che hanno illuminato ancora di più il fondo di questa galleria e mi ha fatto sentire molto la vicinanza, quella cosa che non aveva una faccia, che non aveva un'identità, poteva essere chiunque, forse poteva essere il vero grande mostro, in realtà erano delle persone che come me camminavano, loro in coppia, io no, e quella piccola luce che mi sapeva di mano che tenevo un cellulare, che mi faceva capire che arrivava qualcuno, assolutamente è stato un bel pensiero.